Salve. E così siamo arrivati all'ultima lezione del nostro corso sulla lirica dei primi secoli. In questa ultima lezione parleremo del petrarchismo regolato del Cinquecento, cioè del petrarchismo canonico, quello classico, e accenneremo anche, niente più che cenni, alla sua diffusione fuori dall'Italia, in Europa. Abbiamo detto che nella seconda metà del Quattrocento lo sviluppo della lirica è impetuoso. E abbiamo anche detto che questa lirica, sull'esempio di Petrarca, è ritornata ad essere essenzialmente lirica d'amore. Sull'esempio di Petrarca, perché questa lirica secondo quattrocentesca assume la veste petrarchesca. Questo però non significa che nel Quattrocento Petrarca sia un modello, e ancor meno che Petrarca sia un modello esclusivo. Petrarca diventerà un modello da imitare consapevolmente, soltanto nel Cinquecento. Nel Cinquecento l'imitazione di Petrarca verrà fissata anche dal punto di vista teorico, e quindi verranno fissate anche le regole a cui questa imitazione deve obbedire. Insomma, è nel Cinquecento che nasce il classicismo lirico, cioè quella forma lirica che individua in maniera consapevole in Petrarca il suo punto di riferimento. Sarà a partire all'incirca dagli anni 30 del Cinquecento che il codice lirico si stabilizza, diventa omogeneo, e si stabilizza e diventa omogeneo per l'appunto sotto il denominatore petrarchesco. Nel Quattrocento invece la situazione era ancora molto fluida, era aperta, l'approccio a Petrarca insomma era affidato alla prassi, agli umori dei singoli rimatori. La lingua dei componimenti lirici quattrocenteschi, più che mirare a Petrarca, più che dal desiderio di adeguarsi alla lingua di Petrarca, era in realtà dominata da una vera e propria ossessione, che era l'ossessione di allontanarsi, di differenziarsi dagli usi locali, cioè da quegli usi compromessi con esperienze letterarie che venivano ormai sentite come di grado inferiore. Anche la metrica nel Quattrocento non era esclusivamente di ispirazione petrarchesca. Gli influssi letterari che sono avvertibili nei componimenti sono numerosi, sono disparati fra di loro, si va dai classici sino a Dante, anche i contemporanei influiscono fra di loro gli uni sugli altri. Quanto poi riguarda i temi, il ventaglio tematico, il ventaglio delle occasioni e dei motivi che sono poetabili, questi sono molto più ampi di quanto Petrarca non autorizzasse. Eppure, nonostante questi caratteri, noi possiamo ugualmente parlare di petrarchismo quattrocentesco. Si è trattato di un movimento spontaneo, un movimento nato e sviluppatosi sotto la spinta della nuova situazione sociale e istituzionale, le grandi corti che sono nate in questi periodi. Ed è stato ciò che ha portato, che ha indotto i rimatori a guardare con attenzione crescente, insistente, a Petrarca. Nel Cinquecento questo movimento verso Petrarca viene teorizzato, viene istituzionalizzato, viene regolato. C'è una figura che più di ogni altra ha inciso su questo fenomeno di richiamo all'ordine. E questa è la figura di Pietro Bembo. Pietro Bembo è un veneziano
che era entrato ai primi del secolo nella carriera ecclesiastica sino a diventare segretario pontificio e poi cardinale. E Pietro Bembo è in assoluto una delle figure intellettuali più rappresentative del Cinquecento italiano. Pietro Bembo è un grande intellettuale, è un umanista, è un filologo ed è attento però al volgare, quel volgare che era entrato in crisi alla fine del Trecento, che era rimasto sostanzialmente subalterno nella scala dei valori quasi per tutto il secolo, che aveva cominciato a emanciparsi nella seconda metà del Quattrocento e che ora giunge di nuovo a maturità, a rendersi autonomo nei primi decenni del secolo del Cinquecento. Il nome di Bembo si lega strettamente alla nascita del petrarchismo regolato per tutta una serie di ragioni. Almeno tre di queste ragioni vanno menzionate. La prima: nel 1501 Bembo cura per un grande stampatore, Aldo Manuzio, una edizione del Canzoniere di Petrarca. Intanto l'edizione, Bembo conosceva l'autografo e quindi è molto fondata, è un'edizione corretta, ma quello che più conta è che questa edizione è in un formato piccolo, da tasca, no, corrisponde a un nostro a una edizione economica di oggi. Con questa edizione del Canzoniere, con questa stampa del Canzoniere, quindi le rime di Petrarca entrano nel circuito della grande diffusione e della grande distribuzione, cioè escono dagli ambienti ristretti, per quanto molto più larghi che in passato, ma ancora ristretti, delle corti, ed entrano nelle case private. Cioè il Canzoniere, attraverso questa stampa, entra nelle case private, entra nelle case delle persone colte, non soltanto di chi frequentava le corti o aveva la possibilità di comprare libri costosissimi come erano i manoscritti. E del resto la stampa ha un'importanza fondamentale nella diffusione della lirica, perché nel Cinquecento, e non solo della lirica, ma a noi qui interessa dal punto di vista della lirica, perché nel Cinquecento, grazie a questo nuovo mezzo di comunicazione, il pubblico della letteratura, della cultura, e in modo particolare il pubblico della lirica, si allarga tantissimo, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista della composizione sociale. Sono ormai non soltanto una fascia ristretta di élite, ma si allarga la composizione sociale degli utenti, sia dal punto di vista della distribuzione territoriale di questo pubblico. Cioè, per la prima volta nella storia italiana, grazie alla stampa, nasce un mercato della cultura che è tendenzialmente un mercato nazionale. Ora, questo pubblico così diversificato al suo interno, diversificato dal punto di vista culturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista linguistico, da Palermo a Venezia, questo pubblico aveva bisogno di elementi comuni, aveva bisogno di una base unificante. Il petrarchismo rigoroso, il petrarchismo regolato, fu anche questo. Fu il tentativo peraltro in gran parte riuscito, di fornire una lingua poetica comune a letterati e a lettori che erano ancora profondamente legati a situazioni locali fra loro diversificate. Ecco l'importanza della stampa e all'interno di questo fenomeno, di questa edizioncina curata da Bembo
questa edizioncina economica del canzoniere stampato da Manuzio. E questo è il primo dei punti. Un secondo punto da ricordare è che nel 1525, ci spostiamo all'interno del secolo, Bembo pubblica un dialogo in volgare che avrà una importanza enorme nello sviluppo della nostra lingua letteraria, intitolato Prose della Volgar Lingua, prose sulla lingua volgare. Ora, in questo libro Bembo dà fondamento teorico alla pratica del petrarchismo, quella che fino allora era stata una prassi, un modo di fare, ma spontaneo, non teorizzato, ora ha un fondamento teorico. Perché? Perché? Perché Bembo indica Petrarca come il modello classico della letteratura in volgare. Quindi un modello che è valido per un rimatore che si trovi nell'Italia meridionale come per un rimatore che si trovi nell'Italia settentrionale, ma soprattutto è un modello valido, destinato a restare valido anche per le generazioni future. Quindi Petrarca diventa il riferimento per l'imitazione allo stesso modo degli autori greci e latini, il modello di una lingua poetica che ha regole chiare, precise, come le hanno le lingue antiche. In sostanza Bembo finisce per teorizzare la pari dignità del volgare rispetto al latino e cerca di costruire, di indicare una lingua poetica che abbia lo stesso ordine, la stessa pulizia, le stesse caratteristiche di stabilità del latino e quindi che possa essere usata come il latino dai letterati di tutta la penisola. Uno strumento quindi di comunicazione culturale per una nuova classe di intellettuali che non sono più collegati direttamente o soltanto alle corti, ma che si riuniscono per esempio nelle accademie, quindi fuori dai circuiti tradizionali, una nuova classe di intellettuali che era alla ricerca di una identità. La lingua di Petrarca è l'ingrediente fondamentale per quanto riguarda la lingua poetica di questo strumento nuovo. Terzo e ultimo punto per cui Bembo è molto importante è che nel 1530, 5 anni dopo l'avere stampato le prose della Volgar Lingua, Bembo pubblica l'edizione delle sue rime. E quindi dopo aver teorizzato con le rime, sono rime rigorosamente petrarchiste, Bembo fornisce in concreto la prova di ciò che ha teorizzato nelle prose. Queste rime di Bembo non sono un canzoniere vero e proprio, come quello di Petrarca, cioè non hanno una struttura unitaria costituita da una storia d'amore per un'unica donna, quindi non riprende il modello strutturale di Petrarca, a parte alcune analogie di fondo, ma di Petrarca, e questo ci interessa, nelle rime Bembo riprende invece il vocabolario, riprende i motivi, riprende le immagini e tutto questo viene da lui adattato ad esprimere situazioni diverse. E questa è la vera carta vincente del petrarchismo, cioè la possibilità di parlare di cose diverse, di temi, di occasioni, di spunti, di motivi molto diversi fra loro, usando la stessa lingua. Quindi avere una lingua che si adatta a usi molteplici. Si adatta, ma resta sostanzialmente inalterata,
resta sempre riconoscibile. Parla di tante cose, ma è pur sempre un linguaggio improntato alla tradizione che fa capo a Petrarca. Ora, di questa capacità che ha il linguaggio petrarchista di variare, di cambiare, restando sostanzialmente, se non inalterato, perlomeno riconoscibile, faremo ora due esempi per capirci meglio, per vedere in concreto. Il primo esempio lo prendo da Bembo, dalle rime di Bembo. È un sonetto che Bembo aveva composto alla corte di Urbino tra il 1506 e 1512. Corte di Urbino, un sonetto ambientato in una corte. In effetti questo sonetto prende spunto da un gioco di società. Era un gioco di società che si svolgeva grosso modo in questi modi, in questi termini: le dame e i cavalieri si sedevano in cerchio e si sussurravano all'orecchio delle dichiarazioni amorose che dovevano essere interpretate. Ecco come Bembo nel suo sonetto interpreta questo gioco. Io ardo, dissi, e la risposta invano, come il gioco chiedea, lasso cercai. Cioè lui ha sussurrato all'orecchio della dama che era seduta vicino a lui: io ardo, ardo d'amore, e attende la risposta, perché il gioco richiede che alla dichiarazione ci sia la risposta da parte della dama. Ma lui l'ha attesa invano, e la risposta invano, come il gioco chiedea, lasso cercai. Onde tutto quel giorno e l'altro andai, qual uom che fatto per gran doglia insano. Resta talmente addolorato dal fatto di non aver avuto risposta, è un gioco, ma nello stesso tempo è un gioco serio, che praticamente è come ammalato di dolore per quel giorno, sia quel giorno sia il giorno successivo. Poiché s'avide ch'io potea lontano esser da quel pensier, più pia che mai, ver me volgendo dei begli occhi rai, mi porse ignuda la sua bella mano. Chi è che s'avide? La donna. Quando la donna si accorse che ormai io potevo essermi allontanato da quel pensiero, cioè dopo un paio di giorni non pensavo più a quello che era capitato durante il gioco, più pia che mai, ver me volgendo dei begli occhi rai, mi porse ignuda la sua bella mano. Mi strinse la mano, mi diede la mano da baciare o da stringere. E cosa succede? Fredda era più che neve, questa mano era fredda, gelata. Né in quel punto scorse il mio mal, tal di dolcezza velo m'avea dinanzi ordito il mio desire. La mano era fredda, ma io allora non riuscii a interpretare il vero senso di questa freddezza. In quel momento non riuscii a capire che questa freddezza preannunciava il mio male, perché il mio desiderio mi aveva ordito un velo davanti agli occhi, un velo di dolcezza che mi impediva di vedere. Cioè, quello che contava per me in quel momento era poter toccare questa mano. Quindi non feci caso alla sua freddezza. Or ben mi trovo a duro passo giunto, che, se non erro, in quella guisa dire volle Madonna me com'era un gelo. Adesso che è passato del tempo ho capito che la dama, facendomi sentire la freddezza della sua mano, voleva farmi intendere come anche il suo cuore fosse gelato nei miei confronti. Come vedete, è un gioco di corte, un gioco galante. Bembo gioca sul gioco, trasformando un gioco di società frivolo, leggero,
cercando di trasformare un gioco di società frivolo e leggero in una situazione sentimentale seria, con degli aspetti persino angosciosi. Un piccolo resoconto, dunque, di vita di società in questo sonetto di Bembo. Lontanissimi dunque dalla tensione della poesia di Petrarca. Eppure il linguaggio di questo sonetto è di Petrarca. Questo è così scriveva Petrarca. I contenuti non sono petrarcheschi, ma il linguaggio è petrarchesco. Ma questo stesso linguaggio petrarchesco può esprimere contenuti molto più gravi, molto più seri di quelli che abbiamo visto in questo sonetto di Pietro Bembo. Anche qui prendiamo come esempio un sonetto di Giovanni della Casa. Giovanni della Casa è molto più noto che come lirico, come autore di un dialogo trattato, il Galateo, un dialogo sulle buone maniere. È una trattatistica che fiorisce nei primi decenni del Cinquecento, questo sulle buone maniere, sulla formazione del cortigiano, come è il perfetto cortigiano, come deve comportarsi il cortigiano. Ma è anche un lirico, uno dei lirici più alti del Cinquecento, il della Casa. Nel sonetto che ora andiamo a leggere, il poeta si rivolge a una selva. Questa selva solitaria è la selva di Montebello. La selva di Montebello stava nei pressi di un'abbazia, l'abbazia di Nervesa, nel Trevigiano, dove il della Casa nel 1522 si era rifugiato, quasi scappando, perché era deluso per non essere stato creato cardinale. Vediamo che cosa dice alla selva il sonetto del Casa. O dolce selva solitaria, amica, dei miei pensieri sbigottiti e stanchi, mentre boria nei dì torbidi e manchi, d'orrido gel l'aere e la terra implica, e la tua verde chioma ombrosa antica, come la mia, par d'ogni intorno in bianchi, ora invece di fior vermigli e bianchi, a neve e ghiaccio, ogni tua piaggia aprica. A questa breve e nubilosa luce vo ripensando che m'avanza e ghiaccio, gli spirti anch'io sento e le membra farsi. Ma più di te dentro ed intorno a ghiaccio, che più crudo euro a me mio verno adduce, più lunga notte e di più freddi e scarsi. Allora, si rivolge alla selva solitaria, che amica in quanto solitaria dei pensieri stanchi e afflitti di un altro solitario, mentre borea nei dì torbidi e manchi. Siamo nella stagione invernale, i giorni sono oscuri e manchi, brevi, mancanti di luce, mentre borea avvolge tutto il cielo e la terra di orrido gelo, e la chioma di questa selva, che non ha fiori di vari colori, ma ha tutto neve e ghiaccio intorno, e anche la chioma della selva si imbianca, d'inverno cade la neve, e si rivolge alla selva per dire che lui gli viene in mente, al poeta viene in mente, ripensa sotto questa breve e nuvolosa luce invernale a quella che a lui avanza ancora da vivere, e sente anche le sue membra e i suoi spiriti farsi di ghiaccio. Così come c'è ghiaccio in natura, lui si sente agghiacciare dentro, anzi
si agghiaccia ancora di più di quanto non avvenga all'esterno, ed è più crudele il vento che conduce a lui, l'inverno, è più lunga la notte, è più fredda, è più priva di luce quello che l'attende, cioè quello che il poeta confessa alla selva è la paura della morte che sta incombendo, che si sta avvicinando su di lui, la morte che è un inverno ben più doloroso di quello che colpisce la natura. Allora la domanda è questa: ma da che cosa viene questa capacità del petrarchismo lirico del Cinquecento di poter parlare di temi così diversi, di poter parlare del gioco mondano di società, il sonetto di Bembo, di poter parlare, di poter dare voce a una meditazione profonda e nello stesso tempo contenuta come questa sulla morte, di poter fare tutto ciò restando sostanzialmente se stesso. Da che cosa viene questa capacità? E qui il concetto da richiamare è quello di classicismo. Ora, il termine classicismo è un termine che copre diversi fenomeni, vari e diversi fra loro. Quindi non ci possiamo ora addentrare in una disamina del concetto in astratto di classicismo. Ci fermeremo ad esaminare alcuni di questi fenomeni che quel concetto indica, che sono quei fenomeni propri del classicismo lirico cinquecentesco, quei fenomeni che sono pertinenti col classicismo lirico cinquecentesco. Si ha classicismo quando consapevolmente ci si ispira a un modello del passato, ci si ispira a un modello sempre passato che viene sentito come particolarmente autorevole. È quanto i rimatori del secolo, del Cinquecento, fanno con Petrarca. Ancora, noi in genere parliamo di classicismo quando siamo in presenza di una scrittura limpida, pulita, tendenzialmente monotonale, cioè una scrittura che non ammette commestione di registri e di livelli linguistici diversi. Una scrittura basata su quella che gli antichi chiamavano la medietas, il giusto mezzo. E anche questa è una delle caratteristiche della lingua regolata dei petrarchisti del Cinquecento. E infine possiamo parlare di classicismo quando siamo in presenza di un sistema chiuso, un sistema che opera variando un insieme di tessere che restano però finite, che sono sempre le stesse e che opera ripetendo, replicando questi elementi finiti con poche variazioni. Insomma, abbiamo classicismo quando abbiamo un sistema di ripetizione e di replicazione che sfrutta un numero finito di elementi. Questa è la caratteristica che rende la lingua poetica petrarchista del Cinquecento nello stesso tempo stabile e malleabile. E questa capacità di rigenerarsi, di replicarsi, mantenendo stabili, fisse le sue caratteristiche di base, a fare sì che il petrarchismo possa diffondersi in aree linguistiche e culturali fra loro diverse.
È questo che andava alla ricerca Pietro Bembo, di cui andava alla ricerca Pietro Bembo, e gli altri teorici di quel periodo, cioè uno strumento linguistico malleabile e nello stesso tempo, e proprio per questo, esportabile, valido per tutto il territorio nazionale e nello stesso tempo stabile, che non si rompeva, malleabile, plastico e sempre riconoscibile. E questa capacità di adattarsi rimanendo riconoscibile fa sì che il petrarchismo lirico possa essere esportato anche in aree culturali diverse da quella italiana. Cioè, l'impronta petrarchista resta riconoscibile anche se la poesia non si esprime in italiano, ma in francese o in spagnolo. E questo è uno dei motivi che spiega il successo europeo di questo modello, di questo modo di fare poesia. Naturalmente ce ne sono anche altri di motivi . Molti di questi sono legati alle particolari circostanze storiche della prima metà del Cinquecento. In questa prima metà del secolo Spagna e Francia occupano militarmente l'Italia. Spagna e Francia entrano strettamente in contatto con la cultura italiana, ne vengono fortemente influenzate, diffondono in Europa non solo la nostra letteratura, ma anche la nostra lingua. È così anche che il Petrarca lirico diventa un autore internazionale e con lui si internazionalizza anche il petrarchismo, si internazionalizza anche questo modo di fare poesia che si ispira a Petrarca. Ora, noi non possiamo qui seguire i percorsi della diffusione del petrarchismo nelle altre letterature europee, perché questo implicherebbe fare un nuovo corso. Posso soltanto suggerire alcune date e alcuni nomi e rimandarvi poi per qualche approfondimento su questi nomi al sito internet di Nettuno. Diciamo che la prima nazione europea ad essere influenzata fortemente in profondità dal petrarchismo fu la Spagna, e questo perché la Spagna aveva legami profondi con l'Italia già a partire dal 400, già a partire dal secolo precedente. Abbiamo detto che a Napoli si insedia una dinastia che viene dalla penisola iberica, gli Aragonesi, e già questo è un esempio di quanto potessero essere stretti i contatti fra una certa parte d'Italia almeno e la Spagna. Nel Cinquecento in Spagna operano anche grandi poeti di ispirazione petrarchesca: Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, più tardi i massimi poeti spagnoli antichi risentono fortemente della lezione di Petrarca: Luis de Góngora e Francisco de Quevedo, puri nomi qui, ma vi danno l'idea, sono nomi di tale grandezza che vi danno l'idea di quanto sia stata profonda l'influenza di Petrarca. In Francia il petrarchismo attecchisce un po' più tardi che in Spagna, ma con esiti anche qui di grandissimo rilievo. Ricordo solo un episodio. Nel 1547 sette poeti, sono sette giovani amici che avevano studiato insieme, formano un gruppo a cui danno il nome di Pleiad. È un nome classico, era il nome con il quale Pleiade venivano designati sette poeti tragici di Alessandria, cioè di età ellenistica.
Ora, i sette poeti francesi si ispiravano alla lezione di Petrarca. Di questi sette vale almeno la pena di ricordare i nomi di Pierre de Ronsard e di Joachim du Bellay. Francia, Spagna, ma l'influenza di Petrarca va anche al di là dei paesi di lingua neolatina. Per esempio, troviamo una influenza di Petrarca rilevante anche in Inghilterra, soprattutto nel periodo elisabettiano, la seconda metà del Cinquecento fino ai primi del Seicento, il periodo del cosiddetto Rinascimento inglese. Qui è molto vivo in questo periodo l'interesse per la letteratura italiana in Inghilterra e in modo particolare per la poesia di Petrarca. Ne troviamo tracce rilevantissime nei sonetti del grande William Shakespeare. E così siamo arrivati alla fine del nostro corso. Siamo partiti da lontano, siamo partiti dalla Provenza dell'undicesimo secolo e gradatamente siamo arrivati a lambire la letteratura europea del sedicesimo secolo. Abbiamo fatto una lunga strada, anche se l'abbiamo fatta in maniera molto accelerata. Essenzialmente, che cosa abbiamo visto di essenziale? Abbiamo visto come per molti anni alle origini l'Italia sia stata importatrice di poesia. La lirica cortese non si è formata, non è nata in Italia. La lirica cortese è nata nella Francia feudale, da lì si è espansa in altri territori europei e da lì si è espansa anche in Italia. Da noi poi addirittura è arrivata in ritardo rispetto ad altre zone d'Europa. Abbiamo visto come in Italia nasca una tradizione autoctona nel 200, una poesia di ispirazione cortese, che però ha trovato strade sue e anche originali, come quella stinovistica. Ma abbiamo anche visto come questa poesia non sia mai riuscita a diventare un codice comune e condiviso da tutti i rimatori italiani. Sarà soltanto molto più tardi, quando nascerà la poesia cortigiana, che quel codice riuscirà a formarsi e si formerà sotto la veste del petrarchismo e diventerà addirittura un fenomeno di esportazione. L'invito finale che vorrei farvi, dunque, è quello di non guardare con sufficienza al petrarchismo. So bene che nella scuola o non viene più insegnato o se ne parla di sfuggita, viene appena sfiorato questo argomento, ma in realtà è stato un fenomeno culturale di grandissima rilevanza. Ripeto, il petrarchismo è stato il primo fenomeno di produzione letteraria di massa della nostra storia letteraria, e soprattutto è stato la base sulla quale si è venuta a formare una lingua poetica comune a tutta l'Italia. E con questo invito vi saluto, vi ringrazio di aver seguito con pazienza e con attenzione questo ciclo di lezioni e vi formulo i miei migliori auguri perché abbiate fortuna e successo negli studi. Un saluto a tutti.